Ciao ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Io sono Miss Giulia e questo è un video in collaborazione con il sito BBCraft. Andremo a realizzare le sfere di luce 2.0. Questo video sarà una pillola creativa e spero che sia di vostro gradimento. Andremo a realizzare, come dicevo prima, le sfere di luce 2.0. Per chi si fosse persa la prima versione di queste sferette, ve la linko qui in sovraimpressione nella i di informazione. Ve le mostro velocemente la prima versione, che erano appunto queste sferette davvero piccine piccine, ma molto luminose. Questa è la prima versione, poi c'è anche la seconda e poi ovviamente c'era anche una terza versione che vi mostro poi all'interno del video. La sfera di luce 2.0 è una versione un po' più grande ed eccola qua. Ve la mostro, è realizzata appunto con le ovaline scelte dal sito di BBCraft, poi vi elenco tutti i materiali per poterla realizzare. Ho realizzato diverse versioni, come sempre io vado sempre a sperimentare con le perline e realizzo diverse versioni. Vi lascio al tutorial e ai materiali. Ciao! Il materiale per poter realizzare le sfere di luce 2.0 è il seguente. Fondamentali sono le ovaline in vetro. Questo è il codice, le ho scelte dal sito di BBCraft, misurano 6x4 mm. All'interno di questa confezione sono presenti 10 fili in 10 colorazioni differenti di ovaline. Queste sono tutte le colorazioni. Oltre alle ovaline vi occorrono le rocaille della Toco. Io ho scelto tutte nella medesima colorazione, io ho scelto appunto le 8.0, le 11.0 e anche le 15.0. Poi vi occorre anche una perla da 8 mm che andrà all'interno della sfera di luce. Volendo, questa perla può essere sostituita da un'ovalina in legno, questa qui, che misura 12x8. E tenete conto che a seconda di cosa inserite all'interno della vostra sfera di luce, il risultato sarà leggermente differente. E adesso vi mostro a cosa mi riferisco. Questa sfera di luce qui, realizzata appunto con le ovaline verdi, ho inserito all'interno una perla da 8 mm e come vedete le due estremità sono un po' più affusolate. Adesso vi mostro quella lì realizzata con le ovaline in legno, misura 12x8 e il risultato è un po' più tondeggiante. Ed eccola qua, ve le metto vicino così vedete appunto la differenza. Vedete qui risulta un po' pochettino più affusolata qui alle due estremità, invece questa qui con l'ovalina all'interno risulta un po' più tondeggiante. Quindi a seconda di cosa inserite all'interno della vostra sfera di luce, il risultato sarà un po' diverso e tenete conto che i passaggi esterni della lavorazione sono uguali per entrambe. Ho cambiato soltanto l'interno con o la sfera o appunto con l'ovalina di legno. Adesso vi lascio appunto al tutorial. Rieccomi, ho dimenticato di aggiungervi una cosa fondamentale. Per queste sfere di luce che hanno appunto alle due estremità la base di 5 ovaline, vedete appunto sono 3 e 4, 5, anche dall'altra parte presentano 5 ovaline di base, sono realizzate esattamente con 15 ovaline in totale. Quindi per realizzare una sferetta di luce vi occorrono 15 ovaline. Come filo sto utilizzando un filo di nylon da 0,16 mm e un ago sto utilizzando quelli della Pony. Inserite esattamente 5 rocaille 8.0 sul vostro ago e sul vostro filo. Le portate alla fine del filo, rientrate in tutte queste perline andando appunto in direzione opposta. Chiudete la lavorazione a cerchio effettuando appunto 3 nodini. Ho chiuso la lavorazione a cerchio, effettuato appunto i 3 nodini e ho unito anche i fili con un altro piccolo nodino. A questo punto inserite questa sequenza, eccola qua, sono esattamente 6 ovaline alternate da 5 rocaille 8.0. Quindi inserite un'ovalina, un 8.0, un'ovalina, un 8.0 fino all'inserimento di tutte le perline. Portate il tutto alla fine del filo in questo modo e adesso rientrate da questa prima rocaille 8.0 e rientrate di nuovo in tutte le perline. Quindi rientrate nella 8.0 e rientrate poi ovviamente in tutte le perline.
e rientrate nuovamente nella 80. Stringete per bene il filo e questo è il risultato. Adesso rientrate con l'ago in questa ovalina qui in alto e tirate bene sempre il filo. Questi passaggi, mi raccomando, tirate bene. Adesso, come vedete, questa ovalina qui è fissata a questa rocaille. Vedete il filo in questo punto? E quindi io rientro con l'ago e con il filo nella rocaille accanto. Quindi l'ovalina si deve posizionare fra queste due 8-0. Quindi rientro in questa rocaille 8-0 accanto. In questo modo. Così ho fissato questa ovalina ad entrambe le perline. Adesso io fuoriesco da questa 8-0, inserite una nuova ovalina ed eccola qua, e rientrate nella seconda 8-0 della base. Quindi ho lavorato questa perlina, adesso vado a lavorare la seconda 8-0, cioè questa. Quindi rientro con l'ovalina in questa 8-0. Tiro bene il filo, rientro anche nell'ovalina appena inserita e rientro nella rocaille 8-0. Quindi questa ovalina l'ho fissata solo a questa perlina e rientro nella seconda 8-0 per fissarla appunto a quest'altra perlina. In questo modo ho fissato anche questa seconda ovalina alle 2 8 0. Ovviamente questo passaggio vado a ripeterlo per altre 3 volte perché appunto devo lavorare anche queste 3 8 0. Quindi inserite una nuova ovalina ed eccola qua e rientrate nella terza rocaille 8 0. Stringete ovviamente bene il filo in questo modo, rientrate nuovamente nell'ovalina appena inserita e nell'altra rocaille 8-0 in modo da fissare la terza ovalina in entrambe le 8-0, e questo sarà appunto il lavoro. Procedo e vado ad inserire le altre due ovaline. Vado ad inserire l'ultima ovalina, quindi ovalina, e arrivato appunto nella 8-0. Ovviamente potete inserire l'ago sia in questa direzione ma anche nell'altra, quindi va benissimo in entrambe le direzioni. Poi vi rinfilate di nuovo nell'ovalina e nell'ultima rocaille 8-0. Stringete per bene il filo e questo al momento è il risultato. Adesso qui in alto inserite una rocaille 11-0 e rientrate nella 8-0 che viene subito dopo. Di nuovo una 11 e rientrate nella 8, di nuovo una 11 e rientrate nella 8. Ovviamente questo passaggio vado a ripeterlo per altre 2 volte. Rieccomi, ho inserito esattamente tutte le 5 rocaille 11-0. Questo è l'ultimo 11-0 e sono ripassata appunto nella prima 8-0. Adesso il mio filo si ritrova appunto in questa 8-0. Riscendo nella lavorazione, quindi in questa ovalina laterale, e ripasso anche in questa 8-0. Ok. A questo punto giro la lavorazione in questo modo, inserite un'ovalina e 5 rocaille 8-0. Adesso rientrate solamente in queste 5 rocaille andando in direzione opposta. In questo modo rientrate nell'ovalina. Adesso il filo fuoriesce da questo lato dell'8-0 e io rientro dall'altro lato dell'8-0. In questo modo ho fissato, come vedete, l'ovalina sia a questa rocaille 8-0 in entrambi i lati e sia a queste due 8-0 qui in alto. Adesso io rientro nuovamente in questa ovalina e rientro anche nella 8-0 in una delle due.
In questo modo posso inserire una nuova ovalina sul mio filo, ed eccola qua, e rientro nella 8-0, la seconda 8-0. Rientro nuovamente nell'ovalina e nella 8-0 che viene subito dopo. Ed ecco qui che ho fissato anche quest'altra ovalina sia alla base e sia a queste due 8-0 qui in alto. Vado avanti con la lavorazione inserendo appunto altre ovaline collegate alle 8-0. Ovviamente prima di inserire l'ultima ovalina vado ad inserire la perla da 8 all'interno, in questo modo. Il foro, mi raccomando, cercatelo di metterlo parallelo al foro in alto delle 8-0 e inserite appunto l'ultima ovalina, quindi l'ultima ovalina e ve ne infilate nella 8, nell'ovalina e nella 8 qui in alto. E stringete bene il filo. A questo punto vado ad inserire in questi spazietti qui una 11-0, quindi una 11 e rientro nella 8 che viene subito dopo. Questo è il risultato, ed eccolo qua. Adesso io mi ritrovo a fuoriuscire da 180 qui in alto. Inserite 3 rocaille 110 e 3 rocaille 150, ed eccole qua, 3 e 3. E inserite l'ago, il mio ago fuoriesce, vedete, da questa 8-0 alla mia destra. Inserite l'ago nella 8-0 qui in basso. Inserite nuovamente la sequenza invertita, quindi inserite 3 rocaille 150 e 3 rocaille 110 e rientrate esattamente nella 8-0 qui in alto. Questa. In questo modo. Adesso rientrate solamente nelle prime 3 rocaille 110 appena inserite, in queste 3, e tirate bene il filo e inserite 3 rocaille 150 e rientrate ovviamente in questa 80 qui e tirate per bene la lavorazione. Adesso di nuovo 3 rocaille 150 e 3 rocaille 110 ed eccole qua e rientrate nella 80 qui in alto. Ed ecco qui, rientrate ovviamente solo nelle 3 rocaille 110, tirate bene il filo, di nuovo 3 rocaille 150 ed eccole qui. E rientrate ovviamente nella 80 che viene subito dopo qui in basso e tirate. E questa è la lavorazione. Ovviamente questa decorazione vado a farla anche in questi altri punti. L'ultima decorazione che vado a realizzare, come vedete, è la sequenza già presente sul lavoro. Quindi uscite dalla 80, inserite soltanto 3 rocaille 150 e vi infilate nelle ultime 3 rocaille 110 e anche nella rocaille 80 mandando in direzione da sinistra verso destra, quindi in questo modo, perché come vedete il filo fuoriesce dalla destra della lavorazione. Ovviamente questa lavorazione va fatta anche dall'altra parte, quindi una volta che abbiamo completato questa parte, vado a rifare la medesima lavorazione rigirando ovviamente il lavoro. Quindi sempre partendo appunto da questa 8-0 qui centrale, vado ad inserire 3 rocaille 150, 3 rocaille 110 e mi rinfilo ovviamente nella 8-0 questa qui centrale, per poi andare avanti con la lavorazione e andare a decorare anche l'altro lato. Io ovviamente realizzo questa decorazione in entrambi i due lati e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. Sono ripassata anche all'interno della lavorazione e ho tagliato il filo in eccesso e la mia sfera di luce è terminata. Adesso con questa sferetta potete tranquillamente realizzare o degli orecchini utilizzando questo elemento con delle nappine, delle gocce, oppure potete
utilizzare la sfera di luce come elemento per una collana lunga o anche realizzare altre sferette di luce per realizzare un bel bracciale molto luminoso. Io qui ho realizzato ovviamente un'altra sferetta nella stessa tonalità, poi c'è questa qui blu elettrico che vi mostravo all'inizio video e poi qui ci sono anche degli esperimenti. Qui c'è appunto questo qui con base 4 con esattamente 12 ovaline totali. Invece poi questo qui è realizzato sempre con 15 ovaline totali, però come vedete il risultato è differente, un po' più schiacciato, perché l'unica variante è stata appunto quella di iniziare il lavoro con le rocaille 11.0 invece delle 8.0. Le 8.0 sono presenti solo qui centrali. E poi quella di inserire qui laterale per la decorazione, invece di 3 rocaille e 3 rocaille 11.0 e 3 rocaille 15.0, ne ho inserite solo 2 rocaille 11.0 e 3 rocaille 15.0 qui per la decorazione. E poi all'interno ovviamente c'è una perla da 6 per avere questo effetto un po' più schiacciato, vedete? Il risultato è davvero molto carino in entrambe le versioni. Poi, ovviamente, come vi dicevo prima, potete anche realizzare un bracciale o una collana con queste sferette di luce tutte colorate e poi nel centrale tra una sferetta e l'altra aggiungere dei cristalli oppure delle perle in pavé o anche delle perle in acciaio o anche in pietra dura, come preferite. Poi a seconda delle colorazioni, ovviamente il risultato sarà sempre differente. Spero che questa pillola creativa sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!